salta, se noi spettatori vedendo un film come questo non crediamo che Erika Fontana o Alexandra Birici siano operai o siano stati operai, o se anche qualcosa non funziona nell'arredamento, se non crediamo a quella cosa, salta anche tutta la struttura del film. Ecco, io desideravo chiedere a tutti come avete ricostruito esattamente questa credibilità che è proprio il passaggio per entrare nel film. So the question is, my question is, and this is to everybody here, both the actress and the director, the whole thing is based and is structured around the fact that it has to be credible. We have to believe that these women are workers, etc., at the Fiat plant and so on. And it's based and structured on that. We can't suspend this belief. We have to believe that. So the question is, how did you create that credibility? Il tentativo ambizioso e solo in parte riuscito era di cercare una via astratta in qualche modo al realismo, innanzitutto con le scenografie. Ho lavorato con uno scenografo che purtroppo oggi non c'è, quindi vorrei anche nominarlo, si chiama Paolo Bonfini, che è stato in qualche modo molto aperto a provare a recepire questo tentativo di evitare la mimesi, perché è impossibile. Ho fatto alcuni documentari nella mia vita e anche solo girando i documentari ti rendi conto come la realtà sia impossibile da ritrarre. Metti sempre in scena una relazione in qualche modo tra la troupe e la realtà che cerchi di riprendere cercando l'autenticità. L'autenticità non ha a che fare con il realismo, in fondo anche neanche con la verosimiglianza, ma proprio con un approccio, con un metodo. E secondo me l'arredamento, spoglio, astratto in qualche modo della casa di Anna, arriva a quell'autenticità, non attraverso la mimesi. Certamente ci sono dei posti, dei luoghi simbolici ci sono all'interno di quella casa. Lo stesso si può dire per quanto riguarda le attrici. Avendo filmato degli operai nel tempo, mi sono reso conto quanto fosse assolutamente idiota l'idea di provare a ricostruire quella cosa, non si può ricostruire. Puoi alludervi in qualche modo, puoi cercare di spremerla, cercando di tirare fuori, appunto, attraendo un concetto. Poi questo ovviamente è una rielaborazione razionale mia che faccio ora. Il lavoro è molto più sporco, è molto più empirico, è molto più per tentativi, in qualche modo. Certo che poi quando da documentarista amo girare in location reali, l'inizio del film è una fabbrica di Bucarest, e mettere la macchina della presa lì dentro da documentarista sapevo che mi avrebbe dato quella sicurezza in più. Che quel posto lì, come l'avete visto, non c'è una virgola spostata. Abbiamo girato anche in fretta, è stato un regalo di un ragazzo che lavora in produzione, si chiama Daniele Gentili, che è qui, che vorrei anche ringraziare, perché non era legale girare dentro. Ci siamo infilati, le ragazze sono messe nelle tute operaie, gli ho fatto fare quell'uscita, e quindi ci vuole anche un sacco di culo, ecco. Quella cosa lì ti convince molto, ti convince che questa cosa possa fare l'operaia, che insomma non è molto... non è molto peraiesca così. Ok, mi sono anche dilungato troppo, quindi ho finito. No, mi piace dire la parola se è stata presa, quindi abbiamo rotto il ghiaccio. Dobbiamo solo fare gli interventi modulari, primo che non l'ha rispettata. Part only succeeded in doing, if you like, it was to give, one cannot give full realism, it is sort of an abstract idea of realism, in fact. And I'd like to thank the set designer, etc., also Paolo Bonfini, for doing this. Without him I couldn't have done it. Because indeed you have to avoid being completely realism, being completely realistic is not possible in the scene. You have to develop this sort of mimesis. I've done enough documentaries to know that you really can't reproduce reality. It's always when you have a truth in your film, it's always a relationship that you have with a real life situation. And you have to develop this idea of realism and reality through a method. So we did that, for example, with the set design, with the furniture, the very scant, bare furniture, which gives this abstract view of the mimesis of reality. And the same, therefore, for the actresses and the way that they acted. And in fact, I've filmed working women, for blue-collar women, and I know that you can't actually portray that just by filming them. You have to have a re-elaboration of this. And again, what you see is my re-elaboration, but there was a lot of dirty hands-on work that went on behind that.
With regard to the beginning scene, the scene from the top of the Bucharest factory, that certainly gave me a real okay, and that really set the scene, because it is a true scene, and I'd like to thank the person who allowed me to do it, because we couldn't really film in there. And it was just by a lot of sheer good luck as well. And that's why a lovely lady like this can really become a worker and appear like a blue-collar worker. Dunque, per completare anche questo primo passaggio, ecco, chiederei alle attrici innanzitutto da dove vengono, cosa hanno fatto, perché è comunque un piacere quando si vede un film non riconoscere l'attrice per ruoli pregressi, sia sempre un gran piacere a vedere immediatamente il personaggio quando questo è possibile. Ecco, come siete entrati nei personaggi? Da dove venite? Ecco, qual è la vostra storia brevemente? So the question is to the two actresses, you know, where do they come from, what's their career? And it always is a great pleasure when you see a film not to recognize an actress for what she'd done in a previous film. And therefore the same question, how did you get under the skin of these characters? Okay, thank you. First of all, I don't really believe in getting into the skin of some character. I think it's mainly you, and you just put yourself in certain situations, and you just try to take in a certain history that the character has, but it's really you doing it. This doesn't mean that it's like the regular you, but it's not like there's somebody else being there. So it's just you going through certain things that you've never done in your life and taking in a history that is not yours. I'm basically a performance artist and a choreographer and an actress. This is like my fourth film, but it's my first lead role. So, and this is also the first time I saw the movie, so I'm a bit I have to take it in slowly. I have to admit I didn't do any research on the character in terms of trying to really follow how the workers act, or like I didn't look at the workers. It's like something I think I already have that information, but I didn't do any kind of special practice in that sense. Prima di tutto non credo veramente che si tratta di entrare nel ruolo del personaggio, diciamo andare sotto la pelle del personaggio. E sei sempre tu che ti metti in una determinata situazione, cioè cercando di immaginare la storia di questa persona. Comunque si tratta sempre di te, tu che fai qualcosa. E forse non è una cosa che regolarmente fai, però non è qualcun altro che fa, e sei sempre tu. E anche se non ho mai fatto questo, non conoscevo la storia, e poi tra l'altro questo è il mio primo film in cui sono protagonista, primo lungometraggio. Io vengo dallo spettacolo, faccio anche la coreografa, e comunque questa è anche la prima volta che ho visto il film, quindi per me è un po' qualcosa che devo prendere dentro di me lentamente, e devo ammettere che non ho fatto nessuna ricerca sul personaggio, non ho cercato di seguire, vedere cosa fa un'operaia. Forse era qualcosa che già sapevo dentro, e non ho fatto nessuna pratica, nessun allenamento, e sono sempre io anche. Io sono emozionatissima e ho il cuore che batte forte. Io non pensavo potessi essere la scelta del regista, ma questo perché io non ho mai avuto nessuna esperienza nel mondo dello spettacolo, non ho mai fatto nulla, e quindi per ovvi motivi non pensavo potessi essere scelta. Quando lui mi ha scelta sono stata felice, e da quel momento avevo un unico pensiero, non deluderlo. E invece?
measure. So I didn't think I was ever going to be chosen by the director for this film. I have no experience and I'm not part of show business. And so I didn't think for one minute that I'd be chosen. So when he chose me, of course, I was very, very happy. And from then on, of course, I tried not to let him down. And they said, what? Abbiamo ancora qualche minuto, vi ricordo sempre ogni tanto da quella parte quando il segnale arriva. E se ci sono delle domande da parte vostra, io vi vedo poco, però insomma dovrei aggustare la vista. Ecco, perfetto. C'è il microfono. No? Io volevo fare una domanda al regista e volevo chiedere, allora, tanto mi è piaciuto molto il tuo film, quindi complimenti. E poi volevo sapere, insomma, io per gran parte del film ho visto una storia, diciamo, queste due storie di queste due donne raccontate da te in maniera molto, diciamo, minimalista, senza dei dialoghi che spiegavano troppo le situazioni che stavano succedendo. E queste due donne anche che si trovano in un certo modo, perché tutte e due, questo sembrava a me, cercavano di uscire da una situazione nel caso della protagonista o di trovare una situazione migliore nel caso dell'altro personaggio. E volevo farti una domanda sulla struttura: come mai a un certo punto hai deciso di spiegare attraverso quel dialogo con la madre la storia e dare una spiegazione, e perché non l'hai fatto con l'altro personaggio? Come è andata poi? Cosa è successo lì nella struttura del film? Ti dico, no, non voglio essere... Ti do il microfono, ma c'è prima... Just very quickly, what the question was about. First of all, compliments, congratulations for the film. I liked it a great deal. And you have a film based on the story of two female characters, but you don't really give any explanation in the dialogue as to what's going on. And obviously both of them are trying to find something. One is to find an exit from the situation, another is there to find a better life and so on. But with the question has to do with the structure of the film. How come you make the choice to explain the background of one character with the dialogue with the mother, but you didn't do the same thing with the other character? Innanzitutto grazie per l'apprezzamento che bilancia quello che è accaduto durante il piano sequenza, quando un signore si è alzato, mi è venuto accanto e ha detto: è una cagata, e se ne è uscito. È stato un bel momento, protetto dal buio. Io spero che sia nascosto qui, perché mi piacerebbe incontrarlo anche in privato. La migliaccheria se uno mi vuol dire che è una cagata, me lo dice e poi ne parliamo, passato al buio. Comunque, meno male che, diciamo, pareggi. No, non c'era un intento. Innanzitutto, se vuoi, c'è una ragione più musicale, ritmica. Il film è abbastanza contraddittorio dal punto di vista ritmico. Mi piace l'alternanza tra vuoti e pieni estremi, che in qualche modo è anche assecondato dalla musica di Joy Division, che è usata in questo modo qui. Spesso uso... Sì, i Joy Division meritano un applauso, grazie a chiunque tu sia. Con Cristiano Travaglioli, che spero sia ancora qui al montaggio, abbiamo scelto magari l'introduzione o la parte finale di un pezzo, oppure lo facciamo crescere e poi lo interrompiamo. È la stessa cosa che accade spesso nei dialoghi del film, fino a quel pieno finale. Il film era molto diverso, è stato molto diverso fino a, diciamo, 3 mesi alle riprese. Poi, innanzitutto, per un motivo di adattamento, il film era stato scritto quando la Romania era fuori dall'Unione Europea, quindi potete immaginare che il personaggio di Eva era completamente diverso, non puoi prendere un aereo e arrivare qui, no? E in più, per altre questioni che riguardano la mia vita privata, io e la mia fidanzata abbiamo avuto un bambino, ci siamo interrogati su cosa volesse dire avere una tata, quali affetti fossero quelli riservati al nostro figlio passati da questa tata e chi avesse lasciato. Quindi a un certo punto mi è venuto semplicemente, in un pomeriggio, ho scritto quel dialogo e da lì sono ripartito con la riscrittura. Non c'è un parallelismo, perché non intendevo fare un film, come dire, non volevo che si rispecchiassero. In qualche modo c'è una staffetta. Se per entrambi è necessario che scompaia il lavoro perché abbiano lo spazio per pensare, per guardare quello che è la loro vita e prendere delle decisioni. È vero che noi, e questa è come se fosse la prima parte di un film che poi ovviamente non girerò mai, che è il percorso di Anna, perché Eva inizia con la perdita del lavoro e arriva a compimento questo percorso di riconoscimento di se stessa attraverso il rapporto con sua madre, ed è lì che Anna riparte per un processo parallelo in qualche modo. Per di più,
Diana mi interessava una stasi, mi interessava proprio raccontare la stasi, l'immobilità di quella situazione domestica, della sua incapacità di guardarsi dall'esterno, e quindi non ho mai avvertito questa necessità di... Oh, sorry, it was really too much. Questa necessità di essere in qualche modo speculare.